È terminata con un percorso a ostacoli l'approvazione del nuovo statuto della Regione Toscana. Viene inserita la figura di un sottosegretario, mentre l'ufficio di presidenza sale a 7 membri. Spaccatura nella maggioranza, con Italia Viva che vota contro. Il Consiglio al fianco della CGIL. Dopo gli scontri romani, l'Aula ha espresso solidarietà al sindacato, condannando l'accaduto. Fermezza ribadita anche dalle forze di centrodestra, anche se non sono mancate alcune precisazioni. Il tira e molla si è concluso. Il Consiglio regionale ha approvato la modifica dello statuto della regione che introduce nuove figure, un sottosegretario scelto tra i consiglieri regionali e 7 membri dell'ufficio di presidenza. Erano 5 fino a questo momento. Il testo che introduceva la misura non è stato illustrato e questo ha provato critiche da una parte dell'Aula. Alla fine sono stati 30 i voti a favore, uno contrario di Italia Viva, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato. La spaccatura che si è verificata insieme alla maggioranza è la conseguenza di precedenti posizioni. Stefano Scaramelli di Italia Viva si è sempre detto contrario, accusando i proponenti di tradire il patto con gli elettori. La proposta era stata attaccata anche da Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che aveva avuto uno scontro con il presidente regionale Eugenio Giani. Sempre dal campo democratico è invece arrivato il plauso del capogruppo Vincenzo Ceccarelli al lavoro fatto. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani, senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un presidente che poteva nominare 8 assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa. Ritengo che siamo approdati ad una soluzione che, raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta ad un nono assessore per poter lavorare di più e meglio, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità, e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. Tra le fila dell'opposizione a condurre il gioco è stato Marco Stella di Forza Italia, colui che ha presentato la proposta. Il consigliere forzista, che non ha esitato a criticare Bugliani, ha motivato questa scelta con la volontà di rendere più efficiente la macchina organizzativa, senza gravare sulle tasche dei cittadini toscani. Considerazione espressa anche da Francesco Torselli di Fratelli d'Italia e Elisa Montemagni della Lega, entrambi concentrati nel sottolineare l'ambiguità del presidente Eugenio Giani e il clima non idilliaco nella maggioranza. Ma noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto 9 assessori e 2 sottosegretari esterni, che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana, semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì
a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore, e sia l'allargamento dell'ufficio di presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio, e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto, e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali, dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi, che i sottosegretari costavano di più, forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi. Ho visto un dibattito che, se un osservatore esterno fosse arrivato in Consiglio regionale ieri, si sarebbe chiesto in quale strana assise è capitato, perché abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il vicepresidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo: che le modifiche venissero fatte nell'interesse, primo, del Consiglio regionale, e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio; due, a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero, senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani, e questo è l'obiettivo conseguito. C'è da dire che il testo, da come usciva di Giunta, è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni, perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito, e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi. E quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo, quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto. Abbiamo visto il Presidente di Commissione, che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare. Abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni, quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Al termine del dibattito sono stati votati anche una serie di emendamenti, approvati quelli del PD, mentre, oltre ai testi presentati dalle minoranze, bocciatura anche per la documentazione portata da Italia Viva. L'assalto alla CGIL sbarca tra i banchi del Consiglio regionale. Dai rappresentanti d'aula è giunta la solidarietà per quanto avvenuto a Roma e contemporaneamente al segretario regionale della FIM CISL per le minacce ricevute. Il confronto poi ha assunto connotati politici e ognuno ha giocato il ruolo che più gli compete. Alle due forze di maggioranza si è unita Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha duramente condannato l'accaduto. Il Partito Democratico, abbiamo presentato anche una mozione che speriamo trovi anche una vasta convergenza, che condanna i fatti inquietanti, veramente preoccupanti, che sono avvenuti a Roma sabato scorso. Bene hanno fatto i sindacati a indire per il prossimo sabato invece una manifestazione per riaffermare la democrazia e per riaffermare la validità della nostra Costituzione. Noi in questa mozione chiediamo al Governo
di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno all'apologia del fascismo. Questo non perché vogliamo discriminare qualcuno, ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione, che appunto prevede che il fascismo non può far parte, cioè, della nostra legislazione. Questa spirale di violenza, che poi si determina in alcune piazze italiane, indipendentemente da dove si verifica e contro chi si verifica, sempre corretto la solidarietà di chi subisce un'aggressione, ma le aggressioni a mio avviso sono fisiche, sono molte volte anche verbali, e poi queste cose possono congiungersi. Quindi il clima di odio, il clima verbale, l'utilizzo di queste terminologie molte volte innesca e determina a sua volta delle reazioni da parte di gruppi estremisti. Quindi la politica, le istituzioni, chiunque le rappresenta, non può avere due facce, due volti, un giorno sì, un giorno no. Sempre vanno condannati, ma la condanna deve iniziare dalle aggressioni verbali, per poi condannare ovviamente quelli che sono atteggiamenti anche fisici o violenti che non sono concepibili dalla nostra Costituzione. Ho presentato personalmente la sera stessa la mia solidarietà alla direzione provinciale di Pisa e per esteso quindi a tutta la CGIL toscana e nazionale, la mia solidarietà per l'atto vergognoso di cui si sono trovati oggetto. E condanno questo due volte, perché innanzitutto è stata colpita la sede di un sindacato del quale, di qualunque opinione se ne abbia, resta sempre comunque sia un simbolo dei lavoratori. Quindi istituzionalmente è stato un gesto squadrista, come ha detto lo stesso segretario Landini, vergognoso e molto pericoloso, su cui dobbiamo accendere istituzionalmente i riflettori. Il secondo aspetto è perché questi facinorosi di chiara matrice di destra, cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati, ai vertici dei loro partiti, hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea, magari non condivisa da me o da altre persone, ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade, cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso. Quindi il disvalore che è stato presentato in questo gesto è stato doppio. Fermezza è stata dimostrata anche dalle tre forze di centrodestra, sebbene non siano mancati i distinguo. Elisa Montemagni della Lega ha ricordato come in passato gli attacchi da parte dei centri sociali non abbiano ricevuto lo stesso biasimo. E così anche Marco Stella di Forza Italia, citando gli episodi che hanno coinvolto Silvio Berlusconi. Non da meno Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, che ha criticato la scelta della politica di decidere delle sorti di un partito, Forza Nuova in questo caso, invece di lasciare la palla a un giudice terzo. Intanto ferma condanna nei confronti di tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si verifica. Questa volta le violenze sono state attribuite a esponenti di Forza Nuova, ma a noi è successo più di una volta di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali. Quindi è bene che la politica si renda conto che quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette, si debba comunque porre rimedio e trovare un rimedio. È arrivata una mozione anche da noi in aula qui in Consiglio regionale, proporremo degli emendamenti prima di votarla, ma pensiamo che si debba fare un ragionamento complessivo e molto ampio, perché la violenza non ha colore politico, cioè ce l'ha, ma ce l'ha spesso in più sfaccettature, in più colori a seconda delle situazioni. Quindi è bene quando si condanna, condannare tutto e tutti quanti. Ed esprimiamo solidarietà ai fatti gravissimi, ai fatti intimidatori che sono avvenuti al segretario di un sindacato importante, come esprimiamo solidarietà sempre a tutti gli esponenti politici, giornalisti, magistrati, membri della società civile che quotidianamente ricevono intimidazioni. Speriamo che il governo e il Parlamento legiferi al più presto possibile su tutti gli haters che ci sono, quei fantastici leoni da tastiera che sui social aggrediscono, infamano quotidianamente tutti. Vediamo che tipo di mozione arriverà. Noi però non abbiamo dubbi
sostenendo la storia che ci ha sempre contraddistinto, a condannare ogni tipo di violenza, come per esempio l'aggressione al sindacato e alla sede del sindacato che è successa a Roma. Però d'altro canto non abbiamo nemmeno dubbi a dire che la storia di questo paese non può essere scritta soltanto da una mano, che in questo paese sono avvenuti fatti gravissimi e mai condannati, che il presidente Berlusconi nell'arco degli anni è stato attaccato, infamato, addirittura gli è stata gettata una statuetta addosso mandandolo all'ospedale, e gli attestati di solidarietà dalle forze politiche non sono sempre arrivati. Approfitto del tema per esprimere, l'abbiamo già fatto ma lo facciamo sempre volentieri, la più assoluta solidarietà alla CGIL di Roma, ma anche a tutte quelle forze sindacali e sociali che anche in queste ore ricevono minacce da movimenti di matrice differente, ma accomunati dall'idiozia evidentemente. Sulla mozione a noi va benissimo discuterla, credo sia un tema da sottoporre assolutamente alla politica. È un po' surreale il fatto che la politica, e non credo sia nemmeno legittimo più di tanto, che la politica disponga lo scioglimento di una forza politica. Cioè ci sono strutture, istituzioni apposite che dovranno decidere questo, e mi auguro, perché le violenze vanno sempre condannate e combattute, mi auguro che chi è competente agisca in questa direzione.